Amiche e amici di Volonbright, come ogni anno siamo qui all'Archivio di Stato, presenti alla conferenza stampa di presentazione degli eventi per il 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità organizzata a Torino dalla Consulta Persone in Difficoltà. Abbiamo qui con noi il presidente Gabriele Piovano, che ringraziamo come sempre e a cui tra l'altro facciamo i complimenti per essere stato nominato nella Commissione regionale per i diritti umani. Complimenti. Gabriele, allora, il titolo di questa edizione è Non arrendersi mai, seguendo anche quello che è stato l'esempio dello storico presidente Paolo Siride Ferrero. Durante il tuo intervento hai detto che uno dei suoi cavalli di battaglia era non tutto ci è dovuto, abbiamo dei diritti e anche dei doveri. Punterei sui doveri. Quali sono i vostri doveri? Che è spesso una domanda che non viene fatta. Grazie Marco di esserci sempre a fianco ogni anno. Ma doveri? Noi siamo delle persone. Siamo delle persone e come ogni persona abbiamo sì dei diritti che devono essere rispettati, ma abbiamo anche dei doveri, cioè doveri di civiltà. Dobbiamo essere delle persone che rispettano gli altri, che rispettano le leggi, che non tutto è dovuto solo perché abbiamo una carrozzina o una disabilità. Quello che ci spetta per diritto, ok, ci spetta, ma dobbiamo soprattutto guardare i nostri doveri, perché solo così possiamo essere considerati delle persone a pari delle altre. Solo così la disabilità viene messa in secondo piano, rispettando i nostri doveri di persone. Grazie mille per la tua testimonianza e poi un'altra cosa interessante era siamo sulla strada giusta, quindi c'è ancora molto lavoro da fare, però siamo sulla strada giusta. Qual è questa strada e cosa sono secondo te le cose, quali sono le cose da fare? Sì, io penso che siamo sulla strada giusta, soprattutto è importante mantenere ciò che si è fatto finora. Dobbiamo noi associazioni vigilare continuamente e non perdere mai di vista ciò che è stato fatto finora, vigilare affinché quello che c'è venga mantenuto e piano piano, interagendo con le istituzioni, con gli enti locali e con tutti gli altri partner, cercare di migliorare quello che c'è. Ci sono delle importanti leggi, adesso la legge su Dopo di Noi, ad esempio, che è una legge molto importante perché permette a un genitore di tutelare il proprio figlio con disabilità nel momento in cui non ci saranno più. È una legge da seguire, è una legge che va migliorata e noi associazioni dobbiamo far sì che venga migliorata mantenendo comunque quello che si è fatto finora. Parlavi di genitori, qual è a proposito il ruolo delle famiglie e quale deve essere? Spronare i ragazzi affinché vivano una vita autonoma, quindi lasciarli andare per la loro strada capendo che loro non sono eterni. Io mi sono staccato dalla famiglia quando avevo 22 anni, sono andato a vivere da solo perché non volevo arrivare al momento in cui loro non erano più in grado di assistermi, arrivare in emergenza per essere poi magari messo in una comunità. Dovevo essere pronto in quel momento già con una mia strada fatta. Quindi bisogna far sì che i genitori capiscano questo. Non è un senso di protezione tenerli con loro a casa, perché il proprio figlio non si può proteggere anche distante, anzi si fa del bene se non si fa staccare da quel nucleo familiare per vivere una vita autonoma sua. Grazie mille Gabriele, buon 3 dicembre. Buon 3 dicembre a tutti voi.